Amici sportivi, ben trovati da Marco Romani. Le telecamere di Ultimo Chilometro Ciclismo Abruzzo sono in località Salinello, nel comune di Santomero, per il campionato interregionale Abruzzo Marche. Prima prova, seconda prova nella giornata di domenica 27 in quel di Montecosaro. L'organizzazione è del team Go Fast del presidente Andrea Di Giuseppe, team Go Fast Event Daniele Capone e team Luca Allarò Domenico Lignini. Prima partenza ore 15, a seguire la seconda gara. Adesso, signori, le interviste della pregara. A dopo. Andrea Di Giuseppe, il presidente della team Go Fast, si torna a gareggiare qui in Contrada Salinello, nel comune di Santomero. Sì, buongiorno a tutti. Oggi corsa piatta. Il giro classico che abbiamo collaudato per diversi anni, diverse volte l'anno. Ovviamente è una gara organizzata sotto regia dell'Axi Teramo, con la collaborazione di quattro società che più di una volta collaborano, cioè il team GoFast, il team GoFast Event, Luca Allarò, la S di Luca Allarò, e l'Axi Teramo di Raffaele Di Giovanni. Questa oggi è una corsa piatta, cerchiamo di alternare delle corse piatte con le corse in salita e speriamo che vada tutto bene. Il tempo ci assiste, una giornata calda, quindi ci sono tutti i presupposti per fare un'ottima gara. Sicuramente sì, si arriva da un fine settimana importante. Sì, un fine settimana importante. Dove avete anche vinto. Sì, abbiamo vinto la settimana, qualche giorno fa, con Ciavatta Paolo a Controguerra. Colonnella. Speriamo oggi di ripeterci. La stagione comunque procede bene. La stagione procede bene sia per quanto riguarda la società, il settore amatoriale, che quello giovanile, ma procede bene anche nell'organizzazione delle manifestazioni, che oggi comunque organizzare le manifestazioni è sempre più difficoltoso. E diciamo che grazie comunque alla collaborazione di Capone, di Legnini e di Raffaele Di Giovanni, diciamo che abbiamo trovato un'ottima cosa per organizzare queste manifestazioni. Bene, il prossimo appuntamento con il team Go Fast è il 27 di agosto, con la gara riservata alla categoria allievi. Sì, tra due domeniche organizziamo la corsa Bellante Stazione, una manifestazione che si ripete da diversi anni. Questo è il terzo memorial di Matteo Lo Schiavo, un nostro amico che mettiamo il massimo impegno per ricordarlo. Un ringraziamento particolare, mi ripeto, ma va al nostro amico Luigi Giosia e Pino Cerasi, che grazie a loro comunque facciamo sì che questa manifestazione, che si ripete diversi anni. Daniele Capone, il presidente del team Go Fast Event, si corre qui in Contrada Salinello nel comune di Santomero, una gara organizzata dal team Go Fast, Go Fast Event e Luca Allarò. Ciao Marco, ciao a tutti. Allora sì, continuano le collaborazioni con Go Fast, con Luca Allarò e con l'Axi Teramo. Abbiamo fatto questa corsa al Salinello, ormai la location è pluricollaudata. Niente, oggi è una bella giornata, un buon flusso di persone, dovrebbe essere una bella corsa. Per il tuo gruppo Go Fast Event come procede? Andiamo alla grandissima, andiamo, perché in primis ci divertiamo, in secundis qualche gara la stiamo vincendo e quindi dai, ci divertiamo. Avete fatto bene anche a Colonnella? Abbiamo fatto bene a Colonnella, abbiamo fatto bene a Capodarco, abbiamo fatto bene dove andiamo, andiamo, facciamo sempre bene, perché ti ripeto, siamo un gruppo di amici, a noi quello che ci interessa è divertirci. Se viene qualche bel risultato viene, se no amen. Dai, aspettiamo che sia una bella giornata oggi. Buon divertimento a tutti, ciao. Bene, queste erano le interviste del pregara, ne manca soltanto una che adesso vedremo, ascolteremo. Intanto, attenzione, c'è il via ufficioso dalla bonifica del Salinello nel comune di Santomero, intervista con Luigi Di Giosia, il referente RCS per l'Abruzzo in fatto di Tirreno Adriatico. Intanto c'è il tratto di trasferimento. Luigi Di Giosia, il referente RCS per Tirreno Adriatico. Beh, oggi siamo qui, si corre in modo amatoriale, però ovviamente il pensiero è al 27 agosto, Memorial Matteo Lo Schiavo, mi sembra che sia la terza edizione, a Bellante Stazione, via Palmiro Togliatti. Vi aspettiamo tutti numerosi, perché sarà, spero,
una bella gara di allievi, dai. Una bella corsa, quindi manca veramente pochissimo. L'organizzazione come procede? L'organizzazione benissimo, perché comunque l'organizzazione è curata da Andrea Di Giuseppe del team GoFast, che comunque, come sappiamo, è un esperto del settore, una persona che comunque collaboriamo da tantissimi anni, e spero insomma si possa fare veramente qualcosa di bello. Nel ricordo l'hai già nominato di Mattia. Mattia lo schiavo, sì, un ragazzo scomparso nel 2017. Attenzione, 3 km. Ogni volta che bisogna ricordare Mattia è sempre veramente qualcosa di importante, perché noi ci conoscevamo da ragazzi, lo conoscevo bene, quindi è stata una grossa perdita. Pino Gerasi, il numero uno, noi collaboriamo su questo memorial ormai da 3 anni. Pino è una persona veramente squisita, è lui che comunque è il faro di questa attività, di questa manifestazione. Io do un mio contributo per quello che posso, sia economico che organizzativo, però stiamo andando abbastanza bene, perché ormai siamo al terzo anno e speriamo di continuare. A chiudere, ti vedo abbronzato, l'estate funziona da un po' di mesi che sono praticamente in quasi prepensionamento, quindi un po' più di tempo, e allora ci divertiamo anche un po' col mare. Ci vedremo il 27. Il 27 a Bellante Stazione alle ore 15 per la gara di allievi. Bene, salutiamo Luigi Di Giosia. Intanto gli atleti hanno terminato il tratto di trasferimento, siamo di nuovo sotto l'arco di partenza ed arrivo, e c'è il via ufficiale, quindi parte ufficialmente questa gara che è valevole quale campionato interregionale Abruzzo Marche, prima prova con l'organizzazione del team GoFast del presidente Andrea Di Giuseppe, in collaborazione con GoFast Event di Daniele Capone, e poi il team Luca Allarò, presidente Domenico Lignini. Partenza dinanzi il Barsari Drink and Food alle ore 15 con Gentleman A e B di prima e seconda serie, Super Gentleman A e B più donne. Alle ore 16.30 indicativamente ci sarà la seconda partenza con tutte le altre categorie. Intanto c'è da registrare il primo tentativo con Sabatini del team Air Gallery, prontamente riassorbito, il primo a recuperare il fuggitivo Di Diego del team Grosseto. Saranno 2 giri di 27 km, quindi 54 km totali, una tornata in più, quindi saremo a 3 giri per la seconda gara che, come si diceva prima, indicativamente partirà alle ore 16.30. Il gruppo si era leggermente sfaldato, adesso è ritornato compatto. Mirko D'Amato, speaker della manifestazione, coadiuvato da Mirko Marini, rilevamento tempi. Un saluto ovviamente a tutti coloro che stanno collaborando per la buona riuscita della manifestazione, dai giudici alle scorte tecniche, alle varie associazioni presenti nei vari bivi del percorso, oltre alla polizia municipale presente sul percorso gara. Ancora Di Diego, l'atleta del team Grosseto, il numero 20, lo abbiamo già visto all'opera nel recupero di Sabatini nel primo tentativo di allungo, viene anche lui, ahimè, recuperato questa volta da Rocco Salerno, che procede solo. Alle sue spalle abbiamo 2 uomini, Piombetti Paolo, Giulio Dori, Renzo e Re Adamo del team Bike Racing. 40 km orari, coda del gruppo. Rocco Salerno viene recuperato. Attenzione, perché ritorniamo davanti e c'è di nuovo un tentativo di allungo, questa volta Sol di Italo del team Giulio Dori Renzo. Le telecamere adesso sono ferme al rondo, gli atleti svolteranno a sinistra e torneranno praticamente in senso contrario nel percorso gara. Quindi un solo uomo al comando al momento è Sol di Italo, il numero 39 del team Giulio Dori Renzo. Il saluto va all'amico motociclista bravissimo Roberto Ciccotosto. Telecamere ancora ferme con il passaggio adesso del restante del gruppo. Signori, con le telecamere di Ultimo Chilometro Ciclismo Abruzzo siamo nel comune di Santomero,
partenza ed arrivo dinanzi il Bar Salì Drink and Food. Campionato interregionale Abruzzo Marche, la prima prova, la seconda ci sarà domenica prossima in quel di Montecosaro, quindi si chiuderà in terra marchigiana il campionato interregionale Abruzzo Marche, una manifestazione targata AXI. Salutiamo il presidente responsabile ciclismo Teramo, Raffaele Di Giovanni. Intanto attenzione alle spalle della battistrada, a Sol di Italo si sta formando un quartetto, il doppio schermo con a destra i quattro contrattaccanti, mentre a sinistra l'uomo al comando con Piacentini, Camaione, Casalanguida e Morbidoni. Ritorniamo sull'uomo di testa, intanto i quattro contrattaccanti sono stati recuperati e la volta adesso di Sol di Italo, quindi nulla da fare, l'atleta del team Giulio Dori Renzo viene prontamente recuperato dal plotone. Una splendida giornata d'estate, non fa tanto caldo ma siamo intorno comunque ai 32-33 gradi, le telecamere sono ferme, quelle di Ultimo Chilometro Ciclismo Abruzzo, è imminente il passaggio, eccoli qua gli atleti che transitano sotto l'arco di partenza ed arrivo, l'arco AXI Ciclismo Teramo, e suona la campana dell'ultimo giro, quindi ultimi 27 chilometri, il gruppo si è sfaldato, il gruppo si è aperto leggermente, ma possiamo dire tranquillamente che il plotone comunque resta ancora compatto. Una manifestazione organizzata dal team GoFast, GoFast Event e team Luca Larò, rispettivamente dei presidenti Andrea Di Giuseppe, Daniele Capone e Domenico Lignini. Attenzione perché adesso c'è l'attacco di Roberto Mentuccia del team Pasta De Carlonis, arriva il numero 7 Piombetti Paolo del team Giulio Dori Renzo, quindi due uomini adesso al comando, ci aiuta anche la grafica con a sinistra il tandem mentre a destra il gruppo inseguitore, però attenzione, i due uomini al comando non sono assolutamente lontani, quindi dietro c'è comunque bagarre, viaggiano comunque molto molto bene e tra poco, ahimè, purtroppo i due uomini al comando verranno prontamente riassorbiti. Ci allontaniamo con la nostra moto perché giriamo, eccoli qua, hanno ancora un vantaggio di circa 50 metri, quindi nulla da fare, il primo a essere recuperato è Piombetti Paolo, resta ancora davanti Roberto Mentuccia, Pasta De Carlonis, ma il suo destino è oramai segnato. Signori, attenzione, siamo negli ultimi chilometri di questa prima gara, il campionato interregionale Abruzzo Marche, la prima prova in quel di Sant'Omero, nel comune di Sant'Omero, in località Salinello, mentre la prossima, la seconda gara, ci sarà domenica prossima, domenica 27, a Montecosaro, nella regione Marche. Intanto il gruppo ritorna in zona Rondò, ancora compatti, quindi saranno gli ultimi chilometri di corsa a decidere le sorti di questa prima gara. Subito dopo, intorno alle ore 16.30, inizierà la seconda, la prima con Gentleman A e B di prima e seconda serie, Super Gentleman A e B più donne. Nella seconda, ovviamente, tutte le restanti categorie. E c'è l'attacco adesso di Morbidoni, Daniele del team Giulio Dori Renzo. Come dicevamo, sono gli ultimi chilometri di corsa, arrivano in tre. È la volta di Fasciani Alessandro, team De Carlonis con Danilo Casalanguida e Apruzzese Fabrizio Vini San Giacomo e SBT Team. Si sta formando un quartetto al comando. È la volta di Pier Gentili del team Air Gallery. Beh, questi sono atleti che stanno cercando di non affrontare la volata, quindi di evitare le ruote veloci del gruppo. Il plotone non è assolutamente lontano, hanno un vantaggio di circa 200-250 metri, viaggiano ancora molto bene. Continuiamo a girare le nostre telecamere, ahimè,
attenzione, c'è Abruzzese Fabrizio che si lascia sfilare, quindi rientra nella pancia del gruppo il plotone. È comunque molto vicino, sono rimasti adesso in tre con Fasciani, Alessandro, Tim De Carlonis, Danilo Casalanguida, Vini San Giacomo e Morbidoni Daniele del team Giulio Dori Renzo. Abruzzese, come dicevamo, si è lasciato sfilare, quindi è rientrato prontamente nella pancia del gruppo. È un finale al cardiopalma, anche perché, ripeto, il gruppo non è assolutamente lontano. I tre uomini al comando stanno cercando di mantenere il proprio vantaggio. E con le telecamere di ultimo chilometro siamo fermi sul lungo rettilineo in località Salinello di Sant'Omero. Riescono a mantenere ancora un leggerissimo vantaggio i tre uomini al comando. Attenzione, davanti è Daniele Morbidoni che vince, del team Giulio Dori Renzo. Secondo posto Danilo Casalanguida, team Vini San Giacomo. Terzo posto per Fasciani Alessandro, passa De Carlonis, arriva anche il gruppo con Davide Bellato in quarta piazza, team 2B. Quinta posizione per Moreno Rapari, Air Gallery Cycling Team. Quindi vittoria in questa prima gara, con partenza alle ore 15 in punto, di Daniele Morbidoni. Questo è il rallenti vincente del team Giulio Dori Renzo. Arriva a braccia alzate l'atleta del team marchigiano. Secondo posto Danilo Casalanguida del team Vini San Giacomo. Terzo posto Fasciani Alessandro, Pasta De Carlonis. Il tempo di Morbidoni Daniele ha coperto i 54 minuti in 1 ora e 17 minuti. E con le immagini adesso siamo sulla seconda tranche di manifestazione sul percorso gara, adesso gli under 50. C'è anche qui il tratto di trasferimento con davanti l'auto di Raffaele Di Giovanni, il responsabile ex ciclismo per la provincia di Teramo. Una gara splendidamente organizzata dal team GoFast Event e poi team Luca Larò, rispettivamente dei presidenti Andrea Di Giuseppe, Daniele Capone e Domenico Lignini. Partenza via, attacco a tre con Pierangelini Andrea del team Air Gallery, poi Scottini Samuele del team GoFast e Titi Fabrizio del team Vibrata Bike 2005. Nel gruppo inseguitore prova ad uscire adesso Ameli Giuseppe, il numero 125 del team Torello, quindi anche in questa seconda gara partenza via subito comunque bagarre con un attacco a tre, Pierangelini, Scottini e Titi, poi con Ameli che prova ad inseguire il doppio riquadro con a sinistra il contrattaccante Ameli Giuseppe e poi a destra il restante gruppo inseguitore. Siamo sui 43 km orari, dietro attenzione, escono in 4 con Lamberti, Sanità, Di Giosia e Carassai, il campionato interregionale Abruzzo Marche, prima prova, la seconda domenica prossima in quelle di Monte Cosaro nella regione Marche. Le telecamere invece di ultimo chilometro saranno a Bellante Stazione per il terzo Memorial Mattia lo Schiavo, categoria allievi. Intanto i vari tentativi sono stati recuperati dal gruppo, adesso è in atto un nuovo attacco, attacco a tre con Luca Carassai del team GoFast, il numero 116, Pasqualino Loretone del team Fuorisella Bike e il numero 141 Domenico Parisse del team Torello. Quindi abbiamo questi tre uomini adesso al comando, il doppio riquadro che ci fa vedere il nuovo tentativo, un contrattaccante, il numero 160 Marco Lamberti del team Vallone, quindi tre uomini al comando, uno ad inseguire. Abbiamo ricordato la gara, quella di domenica prossima, categoria allievi in quella di Bellante, con l'organizzazione del team GoFast in collaborazione con il team GoFast Event e Luigi Di Giosia. Poi un grosso ringraziamento, perché poi è lui il motore di tutta quanta l'organizzazione, Pino Cerasi, che poi è lo zio
di Mattia Lo Schiavo. Un grande abbraccio a Pino Cerasi, un grande abbraccio ai familiari di Mattia Lo Schiavo, che verrà ricordato domenica 27 in quelle di Bellante Stazione, una gara che certamente sarà splendida al ricordo dello sfortunato ragazzo, ahimè, investito durante un allenamento in bici. Le telecamere di ultimo chilometro sono ferme al rondo, adesso gli atleti praticamente ripercorreranno lo stesso percorso, ma in senso inverso. Sono transitati Luca Carassai, Loretone Pasqualino, poi Parissi Domenico, a qualche metro di distanza il numero 160 Lamberti Marco del team Vallone, è transitato anche Cannizzaro Luisiano, e la volta del gruppo inseguitore. Quindi davanti tre uomini, anche se Lamberti Marco si era riavvicinato tantissimo, quindi presumo che ci possa essere anche un quartetto al comando, e poi Cannizzaro e restante del gruppo. Ritorniamo sui fuggitivi. Lamberti Marco, come dicevamo, è riuscito a recuperare i tre uomini al comando, quindi adesso sono in quattro: Luca Carassai, Loretone Pasqualino, Parissi Domenico e Lamberti Marco. Questo è il doppio schermo. Con a destra abbiamo il numero 151 Luisiano Cannizzaro, che viaggia a circa 30 secondi dal gruppo di testa ed altrettanti dal gruppo inseguitore. È una situazione abbastanza fluida con questi quattro uomini al comando, li vediamo ancora nel doppio riquadro a sinistra, mentre a destra ci sono gli uomini che stanno inseguendo. Inquadratura giusta, doverosa, splendida per la maglia tricolore dell'ex professionista Paolo Ciabatta. Arriva intanto, risale le posizioni anche Danilo Ricci, entrambi atleti del team GoFast, che poi anche il team organizzatore unitamente al team GoFast Event del presidente Daniele Capone, e team Lucallarò di Domenico Lignini. Ovviamente il saluto va anche al presidente del team GoFast, Andrea Di Giuseppe. Attenzione, le telecamere sono ferme sul lungo rettilineo in località Salinello. Passano i quattro uomini al comando e suona la campana dell'ultimo giro, ultimi 27 chilometri. Luca Carassai, team GoFast, Loretone Pasqualino del team Fuorisella Bike, Parissi Domenico del team Torello e il numero 160 Lamberti Marco del team Vallone. Ritorniamo sulle posizioni di testa, il gruppo è ritornato compatto subito dopo il passaggio al contagiri. Attenzione, c'è una scivolata sulla testa del plotone, fortunatamente sull'erba, quindi presumo nulla di serio. Allora, abbiamo ricordato l'appuntamento del 27 con la gara allievi dell'amico e presidente Andrea Di Giuseppe unitamente al team GoFast Event, quindi team GoFast Event, Luigi Di Giosia e Pino Cerasi. Intanto attenzione, perché c'è ancora un tentativo di Luisiano Cannizzaro, poi arrivano Cordelli Mattia del team GoFast Event e Ceccarini Simone del team Torello, quindi tre uomini adesso al comando. Quindi il 27 saremo a Bellante Stazione. Il 2 di settembre le telecamere di ultimo chilometro saranno in quel di Alba Adriatica, con la gara riservata alla categoria amatori ed organizzata dall'amico e presidente Ermanno Di Giosia. Intanto i tre vengono prontamente riassorbiti dal gruppo, mentre il 3 di settembre saremo a Rocca Casale, gara Federazione Ciclistica Italiana, con l'organizzazione del team Pavind del presidente Giovanni Salerno. Le telecamere, signori, di ultimo chilometro ciclismo Abruzzo, ferme al rondò per l'ultima volta. Transita il gruppo compatto, quindi sono stati recuperati Cannizzaro, Cordelli,
e Ceccarini, quindi azione annullata. Salutiamo il motociclista di ultimo chilometro ciclismo Abruzzo, Roberto Ciccotosto. Abbiamo inquadrato anche atleti del team Go Fast Event nella pancia del gruppo. Risaliamo le posizioni, ci posizioniamo dinanzi la testa del plotone. Attenzione, perché adesso c'è l'allungo, l'attacco di Scotini. Samuele, il numero 161 del team GoFast, purtroppo non lasciano fare, siamo al cartello Santomero. Attenzione, prova adesso Loretone Pasqualino del team Fuorisella Bike, quindi grande bagarra negli ultimi chilometri di corsa. Arriva anche la maglia tricolore dell'ex professionista del team Go Fast Paolo Ciabatta, quindi si sta formando adesso un quartetto al comando con Ciabatta, D'Ambrosio, Scipione e Loretone Pasqualino, ma vengono praticamente adesso ancora ripresi, nulla da fare, quindi si preannuncia anche qui una volata a conclusione della seconda gara del campionato interregionale Abruzzo Marche. Prima prova, la seconda ci sarà domenica prossima nella regione Marche a Monte Cosaro. Attenzione, perché riprova ancora il numero 161 Samuele Scotini. Alle sue spalle arrivano Ameli Giuseppe del team Torello e Andrea Pierangelini del team Air Gallery, quindi un uomo al comando, anche se poi ha ancora circa 30 metri di vantaggio, e quindi poi due ad inseguire, Ameli Giuseppe ed Andrea Pierangelini, che riescono a recuperare Scotini Samuele del team Go Fast, ma recuperano anche dietro, quindi il plotone adesso è compatto, non si va più da nessuna parte. Signori, prepariamoci per una lunga volata di gruppo in questa splendida manifestazione con l'organizzazione del team Go Fast, Go Fast Event e team Luca Allarò, dei presidenti Andrea Di Giuseppe, Daniele Capone e Domenico Lignini. Telecamere ferme in località Salinello, è lanciata la volata davanti da Andrea Scipione, Titi Pirro, attenzione, esce Pirro all'estrema destra e brucia! Brucia d'Andrea Alessandro del team Torello Bike, vittoria di Pirro Francesco del team Go Fast, secondo posto d'Andrea Alessandro Torello Bike, terzo posto Titi Fabrizio Vibrata Bike 2005, quarto posto Scipione Emanuele DM Sport, quinto posto di Monaco Pasquale Giulio Dori Rezzo. Vittoria splendida per Francesco Pirro del team Go Fast, chiude gli 81 km in 1 ora 43 minuti e 24 secondi. Il rallenti vincente, e adesso signori le interviste del dopogara. Alla prossima. Daniele Morbidoni, un allungo nel finale, eravate in 3, sei riuscito a cogliere questo successo nella prima prova del campionato interregionale Abruzzo Marche. Sì, siamo partiti a una decina di chilometri dall'arrivo, siamo andati via di comune accordo, poi il gruppo stava rientrando, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo resistito e abbiamo anticipato la volata. Siete arrivati con poca determinazione, addirittura vedendo la vostra volata sembra che a un certo punto vi siete fermati. Sì, forse eravamo tutti al gancio, poi tra l'altro non eravamo nessuno dei tre velocisti, quindi è stata una volata basata sulla resistenza più che sulla velocità. Una vittoria che comunque ripaga anche di questa stagione, ma non è la prima sicuramente. No, non è la prima, però mi ripaga della stagione che è stata abbastanza regolare. Purtroppo ieri non è stata una delle mie migliori giornate, mi sono rifatto oggi. Alessandro Fasciani, organizzatore ma anche ciclista, chiaramente la mia è una battuta, oggi un ottimo terzo posto, una volata diciamo forse al gancio per quel che riguarda le energie. Allora, innanzitutto non è una scusante, ma ho rischiato seriamente di non venire perché questa mattina ho avuto un impegno, stamattina alle 6 fino all'1 stavo a casa, quindi 3 minuti per mangiare, arrivare giù preciso, quindi questa non è una scusante però. E siamo andati via qui nel rettilineo finale, nel tratto a venir su,
e poi rivedevo il gruppo che rinveniva, dico adesso parto, se mi vengono dietro farò terzo, se mi lasciano vinco. E ho visto che hanno reagito e gli ho tirato la volata, mi sono accontentato di un ottimo terzo posto. Francesco Pirro, beh, comunque è andata molto bene per il team GoFast, poi volata conclusiva. Sì, abbiamo tentato tutto il giorno di portare via una fuga con qualche altro ragazzo. L'obiettivo oggi era vincere di squadra, perché corriamo comunque una corsa di casa, e purtroppo abbiamo provato veramente tante volte, tanti tentativi con Luca Carassai, Samuele Scotini e a giro un po' tutti quanti. Però nel finale c'era il gruppo compatto e ci siamo giocati la volata. A vittorie siamo a che numero? Questa è la settima della stagione, quindi il record? Diciamo in assoluto no, da quando corro c'è stata un'annata migliore, però adesso diciamo la vivo per divertirmi, quindi quello che viene è tutto di guadagnato, l'importante è divertirmi insieme ai miei compagni. La stagione è ancora lunga, quindi... Sì, la stagione è ancora... Ci sono diversi appuntamenti, vediamo gara per gara e speriamo di continuare così. Siamo un bel gruppo e mi auguro di celebrare anche vittorie dei miei compagni. Ecco. Bocca al lupo! Crepi, grazie. Alessandro D'Andrea, beh, è andata comunque bene, volata secondo posto. Sì, ennesimo secondo posto, adesso quest'anno non le conto più quanti secondi posti. Mi sembra di essere arrivato 11-12 secondi posti, la vittoria non arriva, però dai, è tutto l'anno che stiamo lì e... ci accontenteremo del secondo posto quest'anno. Una gara molto combattuta, continui attacchi. Sì, alla fine sono venuti fuori più di 70 km. Con il caldo di oggi la gara è venuta selettiva, anche se il percorso non era proibitivo, però l'ultima volta che abbiamo fatto il ritorno a salire l'andatura è stata elevata, quindi il ritmo ha fatto la differenza e la volata finale ci volevano le gambe. Io ho cercato di uscire al vento molto, molto lungo, sono uscito ai 350 metri, ho riuscito a fare subito la differenza, però niente, sulla linea il corridore della GoFast mi ha battuto. Ma oggi bisogna fare un plauso a tutti i Torelli che hanno corso da squadra vera, adesso non me ne voglio se manca qualcuno, ma mi ricordo il gran lavoro di Iafrate che ha chiuso sulla fuga, Ciucani uguale, ha fatto una bella tirata per chiudere la fuga, Ameli, Cecarini, Parissi, sono stati tutti veramente bravi e tutti a mia disposizione per cercare di far arrivare questa prima vittoria per i Torelli, che quest'anno non vuole arrivare, però siamo presenti e come? Arriverà. Fabrizio Titi, complimenti, è andata abbastanza bene, terza posizione per te. Sì, dai, è stata una gara molto dura, e mi sono giocato le mie carte al meglio che potevo. E poi in volata sono riuscito a cogliere un bel terzo posto. Una gara con molti attacchi. Sì, è stata una gara appunto molto dura, diciamo ci sono stati molti scatti da parte anche del team GoFast, che poi è andato a cogliere il successo. Complimenti a loro, complimenti a tutti. La stagione di Titi come procede? Ma procede bene, dai, abbiamo ricominciato quest'anno un po' più tra virgolette sul serio, sono sempre nella top 10. E il primo podio della stagione? No, ho vinto, no, ecco, quindi... ho già avuto un successo ad Altidona, della Val d'Aso, e questo è il quinto, sesto podio della stagione, diciamo. La stagione è lunga, quindi vittorie ne potranno ancora arrivare. Ma speriamo di sì, dai. In bocca al lupo. Grazie, crepi, ciao.